Ciao a tutti e benvenuti, sono LeFerri e oggi proviamo Vigor, nuovo free to play in esclusiva Xbox One, dai creatori di Days, che è una sorta di Battle Royale Survival, misto che onestamente non ho approfondito a suo tempo perché non era il mio genere. Anche questo qua in realtà non è che sia proprio completamente il mio genere, però essendo che è free to play ho detto bah, proviamolo che magari qualcuno gradisce sul canale. E basta, mi raccomando, se siete qua per la prima volta sapete. Sappiate, scusate, che oltre a Vigor a breve ci sarà anche Gears 5 al Day One. Mi raccomando, poi vedete voi. Volevo convincervi in realtà a seguire il canale, mi raccomando. Chiuso parentesi, scusate. Quando l'ho studiata a memoria era riuscito un po' meglio, ma dopo l'emozione mi frega sempre, purtroppo. Per cui vediamo un attimo se questo Vigor merita di essere giocato, giochicchiato in questo caso. Ecco, questo caricamento lo ritenevo un po' più corto in realtà, eh. Con calma, vero? Allora, Norvegia, 1991. La guerra nucleare è finita. L'Europa centrale è devastata. La Norvegia è rimasta l'ultimo baluardo. Alcune persone sono volate là. Civili, soldati, me. Tutti proviamo a sopravvivere. Siamo stranieri. Ok. Devo creare il personaggio? No, mi sa di no. Abbiamo già un bel pelatone. No, non è vero. Allora, prendiamo un uomo. Vabbè, il primo, dai. Sì, possiamo cambiarlo anche più tardi in gioco, c'è scritto. Benissimo. Più che altro avrei voluto metterci qualche capello in più, però vabbè, dai, non importa. In terza persona, intanto non lo sapevo. Vabbè. È argomento che fossi in prima io. Che vergogna. Per essere a 30 fps è molto fluido, eh. O perlomeno io ho letto che dovrebbe essere a 30 fps, per cui boh. Graficamente è molto carina, fra l'altro da vedere anche. E quindi questa qua sarebbe la Norvagia del 91, vediamo. Beh, c'è tanto verde effettivamente. Mi senti? Una tempesta di sabbia radioattiva sta arrivando. Segui le mie istruzioni. Check your map. There is a camp nearby. Look for it. Questo? Airdrop area? O forse è questo. Undiscovered. O magari è questo. Ma vabbè, vediamo dai. Sprinta! Sprintare! Wow! Altro Search the camps. che There should Volt, ha be fatto un weapons. super salto. Allora. Lootiamo il campo, eh. Niente, qua non si lutta un bene amato. Qua ci sono bottiglie vuote. Allora, abbiamo trovato una Makarov, una parte di carabina M2 e 18 colpi per il Makarov. Ricarichiamo con X, perfetto. E basta, direi. C'è altro da fare? No. Tardi no. Ah! Lo sto facendo? Ah, devo sparare e bersagli. Ah, ok. Wow. Bene. Ok.
Quanti colpi devi farmi sprecare in questo tutorial? Perché ne ho tanti, eh? Ok, ma è lui che è scarso però, eh. Io sparo dove sto mirando, ma... A posto? And now? Che mi ha fatto buttare via tutti i colpi? Eh? Ok. Vabbè, andiamo via per di qua. According to my map, next to the lake is a hut. Go check it for loot. Vicino al lago c'è un hut. Ah, questo qua. Vai. Veloce, veloce, veloce. Cosa possiamo lootare qua? Medicinali forse. Cioè erbe per fare i medicinali. 4 bacche. Bene. Sometimes supplies are sent by air. A plane might be heading your way soon. Keep an eye out. A volte le provviste sono mandate via aria. Tieni gli occhi aperti per un aereo che sta per arrivare. O almeno. Penso abbia detto così. Lottiamo qua. Disinfettante. By the way, are you okay? You should watch your health. Allora, disinfettiamoci. Ok, perfetto. Ah, mi mancava un po' di vita, è vero, è vero. Perfetto. 15 chiodi, presumo. C'è altro magari da lootare, vediamo. Angler's Hut. No. Ah, dai, è vuota. Posto. Dimmi, dimmi altro. Dimmi qualcos'altro da fare. Ma che non vuoi. A meno che non vuoi che controlliamo anche questa qua. The airdrop is heading your way. Check the map for the drop zone. Go and grab it. Ok. Allora, l'airdrop sta arrivando da qualche parte. Wow, andiamo in acqua. Puoi nuotare? Spero di sì. Forza. Molto carino comunque da vedere, eh? Considerando poi che è su console. Hanno fatto un bel lavoro. Vediamo questo airdrop. Il loot più di valore, diciamo. Other outlanders will also want their precious contents, so watch your back and always be prepared for a fight. Altri stranieri sicuramente lo vorranno, quindi preparati a combattere. Bene. Great. I see you have the airdrop. So can others. You need to escape. Dobbiamo scappare. Vabbè, scappiamo di qua. There is a shelter down by the ford. Cross the bridge and you will be almost there. Ok. Vicino al fiordo c'è un qualche cosa, non ho ben capito. Radiation is coming. Hurry. Sto arrivando, sì, sto sprintando. Eccoli qua i rumori del contatore Geiger. You should recognize exits by the orange markings. Ok, quindi di qua. Così. È così che doveva andare? Penso di sì. C'era scritto riconosci l'area per uscire con il marker arancione. Era quella pittura lì, presumo. Boh. Bene, bene, bene. Questo qua quindi era il tutorial. Vediamo un attimo se c'è, se riusciamo a fare una partita vera. Se riesco a prendermi delle mazzate in giro. Waiting. Aspettiamo. Allora, che cosa c'è di nuovo nella versione 0.9? Skin per le armi, cibo, sfide, nuova lobby,
Nuovo albero dello shelter, del rifugio e negozio. Ho capito, grazie. Quindi questo qua è il mio accampamento principale, praticamente. Store 1 di 2. Nel negozio puoi comprare vari tipi di negozi di oggetti in gioco o monete. Allora, il denaro si chiama crowns. Le offerte cambiano spesso. E gli oggetti possono essere equipaggiati nel menu di customizzazione. Giusto? Sì. Adesso noi abbiamo 90 monete, ok? Quindi potremmo prendere questo qua volendo, giusto per... Ma le teniamo lì, che non si sa mai. Outlands. Puoi andare agli incontri da solo, con un amico o con un Outlander a caso. In tutti i casi devi essere adeguatamente equipaggiato. Ci sono multiple locazioni che puoi esplorare. Quick Play selezionerà una località a caso. Ma aspettare per un altro incontro dovrebbe essere più basso come tempo. Ah, le challenge da fare ti daranno ricompense utili. Le challenge delle storie non possono essere cancellate. Le challenge giornaliere possono essere cancellate e quelle vuote possono essere riempite ogni giorno con nuove. Va bene. Allora, switch to team. Sì. Fisk Fabric, Overgrowth Forest, Battery Draugr, facciamo questo qua. Some of your weapon. Alcune delle tue armi sono senza munizioni. Male, cazzarola. Vediamo cosa possiamo fare. Qua cosa c'è? C'è mica un negozio per le armi, magari. Allora, equipaggiamento 1 di 5. Il menu di equipaggiamento ti permette di craftare ed equipaggiare armi, munizioni e consumabili per gli incontri. Puoi anche smantellare oggetti materiali. Tutte le armi sono stoccate in casse. Le casse possono essere craftate. No, le armi possono essere craftate quando hanno un'icona della chiave inglese gialla. È difficile tradurre, sapete. Puoi portare a fine due armi primarie e due secondarie. Munizioni e consumabili sono immagazzinati nel tuo zaino. Craftare impiega tempo, a seconda della rarità. Solo un'arma e un consumabile possono essere craftate simultaneamente. Craftare le munizioni invece è istantaneo. La scheda delle informazioni dell'oggetto mostra i parametri delle armi e i requisiti del crafting. Le armi possono essere craftate con parti rilevanti oppure con materiali. Il corretto piano e un upgraded crafting table. Ah, è un tavolo per crafting migliorato. Più o meno, Allora. Tash. Silver pigeon. Crafting cost 0 di 4, 0 di 2, 0 di questo. Vabbè, dai. Build, ok. La schermata di costruzione ti permette di costruire miglioramenti, ripari e personalizzare il tuo rifugio. Shelter improvements will help you to craft new items. Sì, i miglioramenti del rifugio ti aiuteranno a craftare nuovi oggetti, generare materiali e facilitarti la vita in generale. Ogni miglioramento richiede specifiche risorse per la costruzione e impiega del tempo. Ogni miglioramento muove il tuo riparo verso il livello successivo. Più alto il livello. Un livello più alto ti permette di costruire e di fare upgrade migliori, addizionali. E in più fa il riparo più bello. La scheda delle informazioni mostra i dettagli del miglioramento selezionato. Con le risorse richieste, il tempo di costruzione e la funzione di ogni livello. Allora, possiamo sbloccarlo questo qua? Sì. E vai.
Ah, 13 minuti ci vogliono. Ah no, un minuto. Guarda che cazzo ho visto io. E vabbè, qua cosa c'è? Oh cacchio. Il mio nemico preferito. Il cubo di Rubik. No! L'ho rovinato già. L'ho già rovinato, vabbè. Vabbè. Perché c'è un cubo di Rubik, cazzo? Vediamo cos'altro c'è. Qua niente. Niente. Io dovevo craftare delle munizioni comunque. Pirla che non sono altro. Ah. Munizioni. Munizioni compatibili con la tua arma equipaggiata sono evidenziate e sono messe sopra. Controlla i consigli per vedere quale arma uso quali munizioni. Ok. Dobbiamo craftare questo qua per la Makarov. Perfetto. Ok. Abbiamo solo un Makarov noi. Ma come fa a craftarli? Ma come ha fatto a craftarli che non ho capito? Vabbè, non importa lei. Ok. Quelli per i Thompson, ah, eccoli qua. Perfetto. Va bene. Siamo pronti per un incontro. Allora, devo dire che per il momento ispira molto questo gioco, sul serio. Molto carino. Quick play. Vai, dove ci porta il vento, eh? Allora, la lobby in dettaglio. D'ora in poi incontrerai altri Outlanders nella lobby prima di ogni incontro. Boosters miglioreranno la tua esperienza. Ah no, miglioreranno la tua esperienza di ognuno negli incontri. Usane uno, ok. Assicurazione. Casse migliori, più loot. Mamma mia. Beh, questo cos'è? Scusate ragazzi, E il cellulare fa strani versi. Però aspetta un attimo perché non ho neanche. Non so neanche se ho messo in coppia oppure. Ah, perfetto, perfetto. È in coppia, va benissimo così. Cerca degli incontri, dai. Che bello il rifugio, eh? Un po' alla volta lo miglioriamo. Bene, dai. Cosmetici. Cambiano solo il look del personaggio, non il gameplay, c'è scritto, eh. I gesti. Tiene le armi, che non ne ho. Perfetto. Vediamo se il matchmaking funziona bene. Speriamo. Ho fatto anche quick play in modo che sia più veloce. Box della carità? Siete fuori di testa. No, niente, cosa volete che doni? Se volete un po' di supporto morale, quello volentieri. Esattamente come chi sta seguendo questo video vuole fare supporto morale iscrivendosi al canale. Dai, sto scherzando ragazzi, non arrabbiatevi. Preparando il server. Bene. Fjellkanten. Guardati in giro per risorse e loot utile. L'airdrop è programmato a cadere. Trovalo e scappa. Scegli bene i tuoi combattimenti. Se muori perderai tutto il tuo equipaggiamento. Ah. Praticamente questo qua è come Hunt Showdown, solo che su Hunt Showdown ci sono le taglie con i mostri. Qua invece c'è il loot aereo. Andate là, lo prendete e scappate via. Quindi noi possiamo decidere se fare PvE
No, PvE no, perché in realtà non credo ci sia PvE. Se prendere il loot dalle casette e scappare via, oppure andare a prendere il loot dell'aereo e scappare via. What? Ah, l'ha comprata lui. L'assicurazione per il mio team, va bene. Per 30 corone posso aumentare il loot, no, fa lo stesso. Anche perché perderò, è probabile. Ragazzi, sono emozionato, Sono veramente emozionato. Vediamo. Cos'è che hanno in mano questi? Devono ancora caricare le armi, forse. Ah. Ok. Your map of the area is an essential tool for orientation. Use it often. Don't hesitate to leave the area through the exit if it's too dangerous. Oh, aspettami. Beh, come tengono le armi? Lascia un po' a desiderare, guardate questo fucile qua. Però per il resto, dai, insomma, lo patcheranno. Beh, perché non posso premere X qua? Sta già facendo lui? Ok. Non si può vedere. Ho fatto tante munizioni per la pistola, ma in realtà per il coso. Per il Thompson, non tante, eh. Prendiamo dei funghetti allucinogeni. Avanti. La mia posizione è rivelata a chi ha usato i rilevatori di segnali. Un outlander è diventato una minaccia. Evitalo. Quello là in fondo, cavolo. Puoi salire su, sì? Non puoi. Chiesa di Surtr coperta. Medicinali, anzi disinfettante. Chiudiamo. Io mi sto muovendo piano piano per non fare rumore. Che poi lottiamo anche qua in realtà. La zona di atterraggio è cambiata. Come si sblocca quella cassetta lì? Oh, vabbè, dai, io seguo sto qua e siamo a posto. Sembrerebbe più esperto di me. Io sono un nabbone. Ma proprio super nabbone, eh. Nonché imbranato per di più. Oh, là là. No! Ma ci hanno fregato così? Ah, lui l'hanno ucciso lì. E a me qua. Bene, dai. È stata una partita molto breve. Devo un attimo prendermi col gameplay e il gunplay, cioè cazzo, prima volta. La tua assicurazione ha mantenuto il tuo loadout sicuro. Vabbè, grazie. Ah no, non voglio vedere il tuo film. Ritorniamo allo shelter. Ragazzi, è andata così. Vabbè, comunque, dai, non è stata malaccia come partita. Molto carino comunque il concept, eh? Davvero, davvero, non me l'aspettavo.
Non sono più abituato col pad, più che altro. Se questo gioco fosse su computer, può anche essere che ci farei qualche partitina. Ma col pad, onestamente, boh, non so. Ha lasciato il team, per forza, ha fatto cagare. Ah, non è vero, anche lui un po', eh. Vediamo se ha craftato il coso. Il building. Bene. Oh, che bello. Molto carina. Molto carina questa idea, sul serio. 30 chiodi di 174. E buonanotte. Ok. Bene, proviamo a fare un altro quick match, cosa dite? Vai. Vediamo che succede. Vorrei almeno uccidere una persona, almeno una. Come soddisfazione personale. Se io tengo premuto, fa solve. Perché? Vediamo cosa succede. Che rumori strani. Wow, che bravo. E quindi? Va bene. Un minuto e mezzo per il quick play, eh. Non poco, eh. Casse. Le casse sono guadagnate per momenti speciali, non so, boh. Ci sono multipli tipi di casse. Ognuno con la sua differente rarità di oggetti. Il mio primo airdrop, vediamo cosa mi dà, eccolo qua. Crafting plan, currency e materiali. Bene, dai. Insieme al crafting plan, sapevo già fare il Thompson io. Oh. Fabbrica fische. Speriamo di riuscire a portare a casa un risultato migliore della volta precedente, speriamo. Forza, che adesso dobbiamo anche andare nella lobby, eh. E dopo la lobby comincia la partita. Perfetto. Quindi io sono in squadra con Invisible Pyro. Io non ho soldi per 60 corone. Vediamo se lo fa lui. Se la paga lui sto giro.
non ha mica comprato l'assicurazione. Benissimo, benissimo. Adesso se perdiamo, perdiamo tutto. Allora, noi siamo lì. E dove casca la cassa è là in fondo. Sì, ma se partiamo così fermi, cavolo, siamo già in svantaggio rispetto agli altri, dai. Ehi là, pasticcio. Vai, vai. Puoi mandare, eh. Oh, finalmente, ok. Non volevo mettergli fretta, però insomma. Ah, stava guardando la mappa forse. Ah, io che pensavo male. Ui là là. Eh sì, l'ha messa lui lì, ho capito, dai. Ecco. Adesso l'ho messo anch'io. Questa qua no? Ah, ok, bene. What? Ci stanno già sparando per bene, eh. Cosa dici, andiamo di là? Vabbè, dai, ti seguo. Io intanto vorrei guidare la partita, ma non si fidano evidentemente. Vedono il nome e dicono, Lefarri no. Lefarri non mi ispira neanche un po'. Un altro? Ah, sta lootando quello, ok. Bene. 15 chiodi, bene, mi servono per costruire il riparo. Per potenziare il riparo. Peccato che se muoio li perda però. Hai visto qualcuno? Bella quest'arma. Deve fare gran male. Ma che strada stiamo facendo? Ah no, ha ragione, dai. Il percorso è giusto più o meno. Siamo attenti. Devono essere tipo via per di là. Si muovono anche gli alberi fra l'altro, eh. Mi si è già fatto male. Piano. Come si sparano dietro? Oh. 21 chiodi, buono. Adesso cosa facciamo? Rimaniamo sopra? Tendiamo un'imboscata? Ma io le ho chiuse sperando che non vedano dentro. Ma può anche essere che. Tanto rumore camminando, cavolo.
C'è una caccia di un qualcosa. È proprio come Ant sto gioco, eh. Due in coppia verso un obiettivo. Molto carino come gioco. Tra l'altro, se non avete ancora giocato a Ant sul mio canale, trovate il gameplay. Io ho sparato, ma non sono mica convinto che di averlo preso. O forse l'ho preso, ma non abbastanza. Figuriamoci. Questo qua mi sa che è un fucile da ravvicinato. Secondo me c'è qualcuno qua dietro. Sento rumore di acqua, però boh, per quanto ne so io potrebbe anche essere il mare. Cioè le onde naturali del mare, voglio dire. Cavolo, quanti colpi sprecati. Military grade, what? È qualcosa di super epico comunque, eh. Io purtroppo vorrei parlare col tizio, ma no. Bene. Ah, io ti direi di andare di là. Ah, ma ci stiamo allontanando però dal punto della cassa. Ok, allora no. Cosa facciamo? Andiamo per la cassa o no? Ma io direi di no. Io direi di aspettare. Dove l'ha sganciata? Chissà. Guardate che bello che è questa mappa. Che bello che è questo paesaggio. E adesso mi arriva colpo in testa, tipo. Ah, questa qua è un'area per scappare. Ah, sì, ho capito, dai. Vuoi che andiamo allora, ciccio pasticcio? Andiamo, dai. Per me va bene, eh. Ah. Chi l'ha uccisa questa qua? No, 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 va bene, va bene. Ma
Dov'è andato il mio collega? Così in fondo sei andato. Ah, potevi dirmelo, cavolo. Radiation is coming. Better run to the nearest exit. Cacchio. Dai, veloce. Sono proprio un compagno deludente, eh. Dai, ma hai già fatto? Ah, ok. Corriamo allora. Bravissimo. Coraggiosissimo. Non è che ho sbagliato tutto, in realtà. Più che altro non sono riuscito a starci dietro. Nel giro di 2 secondi ha preso, è andato, partito. Fiero proprio. Adesso magari sono lì sotto che ci aspettano, vero? No. Bravo questo qua. Cioè bravo, insomma, non ha trovato nessuno. L'unico a cui abbiamo sparato l'ho fatto scappare io. E adesso so che questo fucilazzo non è sicuramente per gli incontri a distanza. Quello è poco ma sicuro. Bene. Abbiamo lasciato l'incontro vivi. E questa è una grandissima vittoria, sicuramente. Questo ragazzi era quasi tutto. Mi raccomando, like, iscrizione e campanella. Adesso vediamo un attimo di fare qualche potenziamento qua e là. Però come gioco, bello, veramente. Free to play poi. Bello. Consumabili. Smantella 5 parti di metallo di 70, 68 di 174 e ce ne vogliono ancora qua. Bene ragazzi, io direi che non ho altro da prendere, penso. Questo era tutto, grazie e alla prossima.